Ragazzi, ora esce una doppia clamorosa, che questo è un affare molto importante per la Juventus e il Manchester United, ok? Che però devono mettere su alcune cose e quindi diciamo che Danilo può partire da gennaio 2025, ok? E entra in circa sul mercato delle entrate, quindi è così. E David a parametro zero per Dusan Omic, ok? Che questi sono due pilastri molto legati sia per la Juve che soprattutto in attacco, che si faranno questi nomi oppure su Osimhen, se non mi sbaglio. Però oltretutto di questo che leggiamo dall'articolo di Tutto Sport, che il Manchester United offre a Zirkzee alla Juve e Danilo può partire solo a gennaio 2025, quindi una doppia clamorosa e una doppia notizia. Quindi questo è, mi raccomando, e poi ci vediamo nel preparare per la partita di questo big match tra Milan e Juve, ok? Che rientriamo nel vivo anche nel calcio mercato, mi raccomando. E sempre comunque, ragazzi, contro tutti e tutti, ok? E poi ci vediamo nel post video di Milan Juve nei commenti, ok? Mi raccomando, e forza Juve, non me lo dimenticate mai questo, ok? Quindi un bacio e sempre comunque, ragazzi, ok? Quindi questo è, e non mi lascio niente. Quindi mi dico solo queste cose e non aggiungo 4. Vamos! Un abbraccio e chiunque altra cosa che circola contro alla Juve, io non ne sono fiero, ok? Perché tutti gli altri fanno gli sboroni, quelli che ci attaccano, che noi siamo ladri e tutto, ma non è così. I ladri sono loro e 40-0 nei loro scontri di merda, prima di tutto, per non andare contro alla mania della Juve, ok? Perché io non lo sto dicendo, lo dice Conte, punto e basta, perché ha ragione. E attacca Marelli, attacca pure il sistema calcio, alla FNG ci attacca e tutto. Quindi va bene così, e forza Juve. E buongiorno a tutti, e una buona giornata, e buon inizio di settimana a tutti. Vamos! E combattiamo sempre contro tutti e tutti, ok? E mi raccomando, perché noi siamo la Juventus, non loro, noi. Quindi questo è, mi raccomando, e forzione, vamos, e andiamo a prendere Darwin e Anzircazze soprattutto, e a Kiwior in difesa, e Sergio Ramos per il sostituto di Bremer, ok? E Skriniar soprattutto, che questi sono i 7 pilastri nel mondo del calcio mercato Juve, e così è stato, ok? Quindi mi raccomando, e forza Juve.